Siamo qui con Laura Golarsa. Innanzitutto lei segue il giovane Beiga. Oggi buona la prima per lui. Sì, ha giocato un buon match, considerando anche che lui è un giocatore più da campo rapido, viene da 3 settimane in Nigeria sul cemento, però ha giocato un buon match, quindi ha perso il primo set, poi ha chiuso 6-1-6-1, quindi va bene. Parliamo un po' di lei. Dopo un'ottima, anzi eccellente carriera da tennista, ora è commentatrice, è molto apprezzata per Sky, se non vado errato. Come si trova in questa nuova veste, diciamo così? Ma diciamo che il giorno proprio che ho smesso, l'ultima intervista a Wimbledon l'ho fatta proprio con col direttore di Sky e niente, mi è stata fatta questa proposta. Sicuramente è una cosa importante per me, anche perché io continuo a lavorare nell'ambiente del coaching, ho una mia accademia a Milano e quindi anche far parte comunque di una televisione così prestigiosa che mi permette di rimanere a contatto col tennis di alto livello è un valore aggiunto sicuramente. A proposito di tennis di alto livello, parliamo del movimento tennistico femminile però. Dopo il ritiro di Flavia Pennetta e di quello paventato da Vinci e Schiavone, quali possono essere le prospettive per quanto riguarda in particolare il ricambio generazionale? Beh, al momento non abbiamo moltissimo, però è anche vero che noi usciamo sempre un pochino dopo, perché tempo fa, se vi ricordate, anche Schiavone, Pennetta e Vinci da ragazzine avevano fatto un pochino fatica e sono arrivate dopo e nessuno si aspettava comunque di arrivare a portare a casa degli slam e qualche finale, quindi risultati eccezionali. Abbiamo la Giorgi che comunque è nelle prime 100 e abbiamo un gruppettino di ragazze un pochino più giovani capitanate un po' da Martina Trevisan. Speriamo che riescano a fare quel salto di qualità che hanno fatto in passato appunto Flavia, Francesca e Roberta. Tra le più piccole abbiamo invece un vivaio interessante, perché una su tutti, Lisa Pigato, che tra l'altro seguo anche un pochino personalmente perché sono molto amica di Ugo Pigato, che è il papà e che è anche il suo coach, e quindi do una mano così come consulenza a Lisa per l'organizzazione dei tornei eccetera, e devo dire che ha un parametro molto buono, perché tra le 14enni a livello mondiale è una delle più forti, quindi speriamo che intorno a Lisa il gruppettino, ce ne sono altre 2 o 3 del 2002, del 2003, 2004 interessanti, speriamo che ci sia un ricambio generazionale a breve. Ecco, visto che siamo maestre, lei conosce sicuramente Tatiana Garbin, attuale capitana nazionale, e cosa pensa di Tatiana, che apporto può dare al movimento tennistico oltre a quello che indubbiamente ha già dato? Ma io credo che quando un'ex giocatrice si mette in discussione e dà la sua esperienza alle giovani è sempre un valore aggiunto. Credo che Tatiana abbia fatto un percorso eccezionale, anche lei tra le prime giocatrici del mondo, facendo la gavetta, perché anche lei è arrivata un pochino al tennis che conta un pochino in ritardo rispetto alle teenagers fenomeni che ci sono in giro. Quindi sa perfettamente come bisogna fare per arrivare, e lei assieme alle Sera Zanetti, anche alla Maria Elena Camerin, so che lavorano per il settore tecnico, quindi penso che delle ex giocatrici possano fare qualcosina in più per aiutare le giovani a fare quel salto di qualità che all'inizio sembra tanto difficile, poi in realtà nel tennis è molto più semplice di quello che sembra quando inizi, è una questione di continuità, di lavoro, di autostima, di certezze, quindi avere qualcuno che ha già fatto il percorso di fianco aiuta sicuramente.